ma neanche un secondo? Let's go! Bentornati, ovetti, su Luigi's Mansion 3. Volevo in realtà iniziare davanti all'ascensore, ma il Goo sta vibrando. E questo vuol dire che c'è un Boo nei paraggi. Dove però non ne ho la più pallida idea. In ogni caso, nello scorso episodio abbiamo catturato... Beh, no. Abbiamo strappato le code della poltermicia e abbiamo ottenuto il pulsante del piano 9. E in questo episodio volevo andare nel piano 9. Tuttavia, a quanto pare, abbiamo un Boo da catturare. Non è qui? Dov'è il Boo, allora? È qui? Sì, è qui. Sono Buigi, l'originale. Fatti da parte, copia sbiadita. Non è tecnicamente lui la copia sbiadita, visto che è bianco. Vabbè, non importa. Allora, cerchiamo bene. Dov'è il Boo? Lo vedo. Mi spiace, ma la nebbia dei Boo, a quanto pare, rivela i Boo. Quindi, uno, due, distruggi il tavolo. Ok, distruggi anche l'altro tavolo, o forse no. Però voglio tanti soldini, quindi grazie mille. Dov'è il Boo adesso? Eccolo qua. No. Oh, eccolo là. Ti vedo. Aia. Allora, cosa interessante. Sì, vi può attaccare, può farvi danno, però poi si rende vulnerabile. Quindi distruggiamo il tavolo, forse, e catturiamo il nostro terzo Boo. E adesso possiamo andare verso il prossimo piano. Allora, mi avete detto che in effetti quando mi muovo perdo di vista molti dei soldi che dovrei non perdere di vista. Posso assorbire il formaggio? Posso iperassorbire il formaggio? Beh, a quanto pare l'ho fatto e ho preso un cuore. Grazie. Allora, adesso quindi andiamo verso il nono piano. Ricordo che la poltermicia ci ha trollato per un po', però adesso è diventata una poltermicia senza code. Già, vorrei se possibile più tardi controllare almeno una volta la galleria, perché non ci sono tipo mai andato. Vediamo un po' che succede, però prima andiamo al piano 9. Dovrei aver già messo il pulsante, giusto? Mi sembra di sì. Sì, ok. Piano 9, museo di storia innaturale. E, da quello che mi avete detto, è possibile premere un certo pulsante? Mario? Eccolo! Mario? Per chiamare Mario. Mario? 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 Ok, funziona. Allora, è il D-pad. Dovete premere il D-pad a sinistra e a destra per... Mario, insomma. Allora, cerchiamo bene qui. Questo è il museo di storia innaturale. Quindi qualcosa di innaturale c'è. Uno scrigno che contiene la gemma numero 1. Bene. Allora, quanto è grosso questo piano? È una stanza? Solo due stanze e un corridoio? Ok, quindi sarà un piano molto molto corto a quanto sembra. Allora forse ho il tempo di tornare un attimo nel laboratorio, insomma. Non voglio assolutamente... Ce l'ho fatta. Allungare l'episodio di proposito, però devo andare un attimo al laboratorio, quindi vediamo un po'. Corviknight, dorato. È un Corviknight shiny. Parlando di Corviknight, si sta avvicinando sempre di più il giorno in cui usciranno spada e scudo. Quindi cerchiamo di stare attenti. Ovviamente lo porterò, però non adesso, ok? Non adesso. Allora, voglio prima esplorare tutto questo piano, o meglio, tutta questa stanza, prima di andare avanti. E mi sa che sto facendo tanto bene. Ok, quanti ne mancano di corvi? Uno, a quanto sembra. Perfetto, datemi tutti i vostri soldi. Tutti i vostri soldi. Allora, posso assorbire le piante? Magari c'è qualcosa di nascosto qua dietro. O magari no. Cioè, aspetta, quindi devo trovare 6 gemme tutte quante vicine? Oh mio Dio. Beh, tentar non nuoce, giusto? Ok, allora. C'è un cuore lì che ho perso, mi sa. Oppure lo posso recuperare? L'ho recuperato, nice.
Questo non posso assorbirlo bene. Mi serve, mi sa, qualcosa per distruggere questi cosi, perché questo qua non credo funzioni. Esatto, qua c'è un triceratopo che non... Ah, aspetta, ci dà soldi. Nella bocca del triceratopo ci sono dei soldi. Perché? Vabbè, non lo so, la proprietaria nasconde i suoi averi dappertutto. Abbiamo già visto questa cosa, no? Lì c'è una gemma che voglio. Qua si va avanti, ma aspettiamo ancora 2 secondi. Qui c'è una perla, a quanto sembra. Un dinosauro nella roccia. Oh, aspetta un attimo. Ho sentito il rumore e in effetti qui c'è un'invenzione di Strambik. Con un'altra cassaforte. Mi dai? Grazie. Cosa mi dai? Una gemma? No. Sì, è una gemma, sì. Ma sono anche manoscritti che ho appena distrutto nel mio aspirapolvere. Non importa, non importa. Seriamente non importa. Allora, abbiamo già quasi finito il piano, quindi... Sento rumore di topi? O... Sì, sono topi o sono altre cose? Sono qui? Pipistrelli, 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 pipistrelli. Mi spiace, non mi trollerete mai. I pipistrelli sono topi volanti, dopo tutto, alla fine, quindi... Pipistrello, ok. Sono finiti. Sì, lo squittio è finito. Allora, io non posso controllare queste cose e suppongo di non poter... fare niente qui, esatto. Però sento ancora squittire. Non più? Ok, bene, non più. No, vedi? Vedi? C'è qualcosa qui? Oh mio Dio. Devo fare qualcosa con questi cosi? Devo scuotere tutte le ossa per ottenere un oggetto? No, vero? Non avrebbe molto senso. Però perché posso fare questa cosa? Vabbè, facciamo una cosa. Per adesso, andiamo avanti. Poi vediamo. C'è un cappello qua. Con una... Ok, con un lingotto d'oro. Qualcosa qua. Ok, basta. Non allunghiamo di più l'episodio. Andiamo verso la prossima stanza. Quindi, Luigi. Ok. Vedo già un qualcosa che mi fa paura dietro la tenda. Inoltre, zampe di dinosauro. Mi chiedo chi sia il boss oggi. Una notte al museo? Oh mio Dio, che colpo di scena, non me lo sarei mai aspettato, per citare altre persone. Allora, devo fare qualcosa con le uova? Ok. Ok, ho capito, ho capito, ho capito. Devo lanciare questo coso. E adesso ho solamente un uovo? Per fare cose, a quanto sembra. Aia! Ok. Forse devo aspettare il momento giusto. Vediamo. No. Ok. Perché non ho altri oggetti da lanciare. Intanto aspettiamo. Ok. Gommi Luigi, vuoi provare a fare tu qualcosa? Non credo funzioni questo, esatto. Oh, ok, quindi bisogna usare Gommi Luigi. Vabbè, sì, in ogni boss fight bisogna usarlo. Potrei avere qualche problemino adesso, però, quindi cerchiamo di stare attenti. Quello è un onda boato, sembra. Ok, oh, 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 ok. Allora, Gommi Luigi, vai. Fatti mangiare.
fatti mangiare da nessuno perché mi ha schiacciato. Ok, fortuna che c'è un cuore qui. Perché ogni tanto solleva il... Oh! Ok, attenzione. Corri via Luigi, corri via Luigi, corri via Luigi. Ok, bisogna colpire il petto come l'altra volta. Ok, e bisogna correre via dall'onda boato. Ok. Oh, cuori, grazie. Ok, vieni qua. Non riesco a prendere il cuore. Non riesco a prendere il cuore. Ho fatto bene a fare questo, mi sa. Ok. No, 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 no. Ok. Senti, la smetti di fare cose strane? T-Rex? Ok, no. Devo per forza... cosa devo fare adesso? Ok, l'ho colpito, perfetto. Non so quanti colpi io debba fare. Ma credo abbastanza... Ok, l'ho schivato, non so neanche io come. Non riesco a prendere il cuore. Ma sta ridendo? No! Non lì! Non lì! Oh! Ok. Fatti beccare bene. Ok, dammi il cuore adesso. Perfetto. Onda boato, senza protezioni stavolta. Corri Luigi, corri Luigi. Ok. Prendi questo. Ok, a quanto pare il Tyrannosaurus Rex era il finto boss. Ora dobbiamo combattere contro il vero boss. Bam bam, cresciuto e poi deceduto, insomma. Allora, devo fare qualcosa? No, si para con la clava. Ok, devo fare qualcosa di particolare, però no. Mi deve solo colpire con la clava. No, no, è impossibile. Ci deve essere un trucco, insomma. Sì, il trucco è questo. Schiva. E poi... Easy, sei vulnerabile dopo un attacco, vero? Vieni qui! Ok, allora, attenzione. Ricordo, posso aspirare fino a 100 punti vita prima di sbatterlo per terra. Quindi sbatucchia! 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Chissà se riesco in effetti a prendere il fantasma in un'altra sola risucchiata. Sarebbe una cosa molto bella. Come boss è estremamente facile però, intendo la parte 2, intendo questa. Sì, se non mi faccio beccare dall'onda d'urto. Come Luigi, tocca a te. No. Oh, dannazione. Eh beh, sì, in effetti ho giocato male. Oh, va bene, ho giocato male adesso. Dovevo stare zitto. Dai. Prova a colpirmi, Mister Bam Bam Gigante, l'ho già detto. Ok. Vuoi provare a usare il tuo colpo speciale, dai? Il tuo Nobel Phantasm? Ok, vai. Salta. Perfetto. E adesso... Flash, vieni da paparino. Dai. Non ce la faccio ad assorbirlo fino a 80, vero? Sarebbe troppo bella come cosa, quindi sono 3 cicli. Vediamo se ci riesco, però. Tentar non nuoce. Ok, no. 1, 2, 3. E abbiamo quasi finito, mancano 8 punti vita. Dai. O punti aspirazione, più che altro. Ok. E adesso... Fatti catturare, baby! Ah, sei riuscito a salvare un altro Todd. Eccellente, portalo all'ascensore e mi assicurerò che se ne stia al sicuro nel laboratorio. Ok, allora ho dovuto fare un taglio perché
Sì, ma a voi non interessa. Allora, come prendo però altri oggetti nella stanza? Mi sa che l'unico modo è prendere parti di... dinosauri e lanciarle verso le varie cose, insomma. Se posso portarle, perfetto. Wow, che processo lento però, in effetti. E avete notato? Non è il piano 10, è il piano B-2, se ho letto bene. Quindi... sì, sì. Ok, allora, gemma numero 2 ottenuta. Gemma numero 3, scusate. Ok, posso ancora usare il coso oppure si è distrutto? No, perfetto, allora. Aspetta un attimo, voglio prima questo, perché sono soldi e perle. Bene. Ah, che bello distruggere tutti quanti i beni del museo di storia innaturale. Andiamo nel frattempo. Chi lascia le bevande là per terra? Non io, ovviamente. Ok, che brutto... non so come dirlo. Oh, vieni qui. Fantasma formaggino, ti spalmo sul panino. No, non ti azzardare nemmeno. No, non... senti, sta fermo, sta fermo. Ok, vieni da me e prendiamo un'altra gemma. Ce ne mancano solamente due. E sicuramente una riguarda quelle ossa che abbiamo visto a sinistra. Ma non capisco come. A meno che non c'è qualcosa da fare con l'opterodatto. Sì! Dammi la gemma. Perfetto. Ce ne manca solo una e probabilmente l'ultima è proprio laggiù. Non so come attivare quella cosa, però quindi non credo di riuscirci. Tentar non nuoce ovviamente, ma ora vediamo. Allora, Luigi, sei pronto a rompere altre teche? Vai, rompi la teca. Dammi la perla. Perfetto. Adesso, perché mi inquadra... vabbè, sì, devo andare nell'ascensore, l'ho capito quello, No, non mi inquadra gli artigli, quindi... oh, aspetta, vabbè, sì, mi inquadra quello. Allora, seriamente non so come ottenere l'ultima gemma. Però so come prendere questa perla, quindi la voglio prendere. E questi soldi. Ok, mi sa che questo sarà appunto l'episodio più corto. Non mi dispiace come cosa fare un episodio più corto. Mi dà un po' fastidio il fatto che io stia ricaricando il video per chi sta guardando, o meglio, per chi ha guardato Paranormal Production. Sì, ho dovuto ricaricare il video per un errore di rendering, quindi colpa non mia. Ma non importa, andiamo all'ascensore, mio caro Todd Blue. Bye bye. Oh, phew. Allora, Luigi, devi ancora trovare un altro Todd, la principessa Peach e Mario? Ci siamo quasi, buona fortuna! Bye bye! Allora, adesso... credo di... non sta vibrando il goo. Ok, no, perfetto. Credo di voler tornare molto rapidamente. Oh, yeah! Yeah! Oh yeah. Nel laboratorio. Aspetta un attimo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piani. Abbiamo già quasi finito il let's play. Locali caldaia. Abbiamo già quasi finito il let's play. Cosa molto molto bella per me alla fine. Più che altro perché ve l'ho detto, in realtà Luigi's Mansion 3 sarebbe dovuto durare, italiano, sarebbe dovuto durare fino all'uscita di Spada e Scudo. Per quello ho dovuto diminuire il tasso di caricamento dei video, altrimenti non avrei finito la serie, beh, in tempo, ma l'avrei finita in anticipo, cosa che ovviamente non mi va bene perché sarei rimasto, beh, senza video. Allora, tanto per sto tornando al laboratorio, perché, beh, mi va, e poi staccheremo l'episodio. Non è che i Todd sono qui? No, vero? I Todd non sono... oh, i Todd sono qui! Posso parlare con i Todd? No. Ma posso finalmente controllare la galleria. Allora, fantasmi.
Fi fantasma, sfascione, nascondino, io lo chiamavo Smilzo. Lo chiamavo Smilzo, devo riuscire a parlare bene. Spirito spettro, lingua lunga, mini fi fantasma e mini sfascione. Ok, non ci sono i boss. Ero... ok, perfetto. Fantasmi rari. No, 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 no. Aspetta, fantasmi rari? Non ho trovato neanche un fantasma raro? Ok, boss. Ah, quindi questo era un boss. Benvenuto col fantasma. Sentinello. Chef Panic. Ivan Spet... Ah, Igor Stravinsky sarebbe? Vabbè, non lo so. Re Spaventù, ok. Dottor Piantagrane. Mortichak, ti conosciamo. Troglo Spettro. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boss da catturare. E poi i Bu. Abbiamo Buio, Rambu, Buigi. Ce ne manca uno all'inizio. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bu da catturare. Ok. Di gemme invece... ho il sospetto che le gemme facciano le stesse cose che facevano Luigi's Mansion 2. Quindi una volta prese tutte quante, non succede niente. Strano, vero? Vabbè, non importa. Quindi noi ci vediamo nella prossima parte di Luigi's Mansion 3, dove andremo nel sotterraneo numero 2 dell'hotel, la zona caldaio o qualcosa del genere. Non importa. See you next time, baby.